I produttori di monitor ci stanno prendendo per il culo, quindi mettetevi comodi e parliamone. Una delle specifiche più importanti quando si cerca un monitor da gaming è il tempo di risposta. La maggior parte dei modelli da gaming ormai hanno tutti un millisecondo di response time e da qualche tempo a questa parte si sono iniziati a vedere i primi modelli anche al di sotto del millisecondo. Ragazzi, in molti casi il valore di response time che trovate nelle specifiche del monitor è una bugia. Il tempo di risposta indica quanto velocemente i pixel sullo schermo sono in grado di passare da un valore di colore ad un altro, ed è una metrica importante con il gaming, perché se questo valore è alto, le immagini in movimento sullo schermo saranno sfocate. E anche se si tratta di una sfocatura minima, vi assicuro che peggiora l'esperienza di gioco e soprattutto diminuisce la nostra efficacia, specialmente nei giochi di tipo FPS. Perché il valore di response time che vediamo nelle specifiche di molti monitor è quasi sempre una bugia? Perché il response time è uno degli aspetti di marketing più importanti nella vendita dei monitor. Ed i produttori, pur di dichiarare il valore più basso possibile, utilizzano stratagemmi davvero assurdi. Alcuni brand, ad esempio, effettuano i test in ambienti molto caldi intorno ai 40-50 gradi, perché a queste temperature diminuisce la viscosità dei cristalli liquidi all'interno del display e questo ne migliora il tempo di risposta. Ma nessuno di noi gioca a casa con una temperatura di 50 gradi e quindi di fatto non otterremo mai il tempo di risposta dichiarato dal produttore del monitor che abbiamo comprato. Un altro modo con cui i produttori manipolano il valore di response time è attraverso la cosiddetta funzione overdrive. La modalità overdrive che troviamo in tantissimi monitor porta ad un abbassamento del tempo di risposta attraverso un aumento del voltaggio applicato su ciascun pixel. Nessun produttore però spiega che questa funzione, a causa dell'aumento del voltaggio, porta spesso ad artefatti grafici davvero pessimi, come l'effetto ghosting e la creazione di aloni. In sintesi, pur di dichiarare il valore più basso possibile, i produttori se ne sbattono del fatto che poi ci siano problemi in termini di qualità dell'immagine. Un ulteriore aspetto importante è che spesso questi test vengono fatti sui migliori monitor usciti dalla catena di montaggio e non riflettono il comportamento reale della maggior parte dei monitor che poi finiranno sul mercato. Lo so, qualcuno di voi starà pensando: bene, ma se imbrogliano tutti non posso fare nulla. Ragazzi, in realtà non è così. Da pochissimo tempo VESA, l'associazione che si occupa degli standard per i monitor, ha introdotto una nuova certificazione chiamata ClearMR. Questa certificazione definisce un insieme rigoroso di regole che i produttori devono applicare per testare i propri modelli. Per esempio, i test sul response time devono essere fatti ad una temperatura compresa tra i 22 e i 24 gradi e mezzo, quindi la temperatura che solitamente abbiamo in casa. Inoltre, i monitor devono essere testati alla loro risoluzione nativa solo dopo un breve periodo di riscaldamento e con le impostazioni di default. La certificazione ClearMR stabilisce anche i limiti accettabili di overshoot ed undershoot, in modo da evitare che i produttori di monitor manipolino i risultati utilizzando la modalità overdrive. Detto in parole semplici, viene posto un limite alle volte in cui i pixel perdono il proprio colore target a causa dell'impostazione overdrive. Se i monitor rispettano i valori minimi previsti, otterranno la certificazione ClearMR, insieme ad un numero compreso tra 3.000 e 9.000. Questi numeri rappresentano il rapporto tra pixel nitidi e pixel sfocati sullo schermo. Quindi un display classificato come ClearMR 3.000 sarà peggiore di uno classificato con un numero più alto, in quanto avrà un rapporto di soli 3.000 pixel nitidi per ogni pixel sfocato. I test ClearMR funzionano indipendentemente dalla tipologia di pannello e quindi possono essere fatti su qualsiasi display, monitor o prodotto con display integrato. Allora, questa certificazione è uscita da poco tempo e non ci sono ancora tanti monitor ad aver ottenuto la certificazione. Molti produttori non hanno inviato i loro modelli per i test e questo ci fa capire che hanno intenzione di prenderci per il culo ancora per un po'. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere altri video di approfondimento sui monitor e se volete risparmiare, iscrivetevi al canale Telegram delle offerte.